Ciao Amadeus. Ciao a tutti, grazie di essere qui. Senti, volevamo chiederti qual è il tuo rapporto con la tecnologia e i videogames in particolare. Un buon rapporto, detto in conferenza stampa, non ho un rapporto fanatico inteso con la tecnologia, non sono uno che anche nel semplice telefonino conosce due o tre funzioni, ecco, non sono quello che conosce a memoria tutto l'apparato. Però forse questo mi serve poi alla fine a prendere le cose più utili dalla tecnologia, quindi sia per un telefonino che per una televisione o per una PlayStation o internet cerco di prendere le cose che mi interessano di più senza per quello passarci delle ore, ecco. Senti, e adesso uscirà il videogioco appunto del quiz show che ti vedrà protagonista. Uscirà sempre nello stesso periodo anche un videogioco di Gerry Scotti legato appunto al suo programma. Pensi che ci sia rivalità tra questi due prodotti? Guarda, io non so realmente che cosa uscirà di Gerry Scotti, credo che poi alla fine siano due prodotti, non credo a una rivalità in termini come fosse la televisione, cioè lì non c'è, poi la gente così come in televisione sceglierà probabilmente quello che è realizzato meglio. Io non conosco il prodotto che uscirà realizzato da Scotti, quindi non posso darti un giudizio, non so neanche dirti com'è quello rispetto a questo. Conosco questo, so che è realizzato molto bene, so che la mia presenza, c'è esattamente come in televisione, quindi non sono una voce fuori campo, dove tu in realtà senti ma non vedi le immagini, perché credo che la cosa importante per chi ha in questo caso insomma, un CD-ROM sia quello di vedere, se poi tu prendi il quiz show, di vedere il quiz show. Cioè, così come lo vedi in televisione, te lo vedi nel tuo computer e quindi credo che tu abbia voglia di vedere il conduttore che gioca con te, che ti fa delle domande, Donna Fortuna che ti porta i CD, le domande, insomma, il più possibile la realtà televisiva. E questo sicuramente il CD-ROM del quiz show te lo offre. Senti, l'11 settembre è accaduto un fatto molto grave. Dopo questo fatto, alcune software house hanno deciso di limitare la violenza all'interno dei videogiochi, oppure addirittura di eliminare, ad esempio, le torri dal simulatore di volo, come ad esempio ha fatto la Microsoft. Credi che sia giusto sensibilizzare anche i ragazzi in questo senso, oppure è una cosa che si poteva anche evitare? È una cosa che si doveva fare probabilmente prima dell'11 settembre. Purtroppo noi siamo sempre. Il mondo va così, no? Le cose vanno avanti, poi quando c'è il cosiddetto punto di rottura, allora si torna indietro. Bisognerebbe pensarci un po' prima. Secondo me a un certo livello si era arrivato a una certa violenza di questi CD, in alcuni giochi, secondo me, esagerata, esasperata, cioè. Quindi doveva esserci un freno. Poi questo accade, purtroppo per quello che è accaduto l'11 settembre, va bene, ma non doveva. Alcuni giochi teniamo. Noi dobbiamo sempre pensare a chi vanno in mano. Quindi a volte viene colpevolizzata la televisione, giustamente perché alle 4 del pomeriggio si vedono dei telefilm o delle cose che sono veramente. Io ho una figlia piccola, ma insomma, se avesse 15 anni avrei qualche perplessità nel farle vedere delle cose. E la stessa cosa però vale anche per i CD, vale per qualsiasi cosa, cioè non puoi esagerare, perché poi sei costretto a tornare indietro, ma lo fai per una forma di perbenismo, perché insomma sei costretto a farlo. Ma insomma, credo che le grandi società potevano anche prevenire prima di arrivare all'11 settembre. Senti, tra diversi mercati, quello dell'editoria, quello dell'home video, quello del cinema e quello dei videogiochi, dalle ultime statistiche dello scorso anno, quello che va meglio è quello dei videogiochi. A cosa pensi sia dovuto questo incremento della giocabilità all'interno delle case? Probabilmente al fatto che i ragazzi, ma anche gli adulti, insomma, anche chi ha la nostra età, ama giocare con i videogiochi, il fatto che ci sia probabilmente un'offerta molto ampia. Questo mondo ha fatto dei passi notevoli, secondo me, e te lo dice un profano
Ho visto delle cose nel giro di 2 anni che proprio dei giochi incredibili che magari 2 o 3 anni fa non c'erano, quindi ha fatto dei passi da gigante. E poi il fatto che sei in casa probabilmente, cioè il fatto che tu in qualsiasi momento, mentre per andare al cinema devi uscire, insomma, forse anche i libri, insomma, cioè forse le altre cose. In questo settore molte società si stanno scervellando a creare delle innovazioni e chiunque, la gente di qualsiasi età, perché non è assolutamente una cosa che riguarda solo i giovani, ma chiunque, l'innovazione, anche in TV vedi un programma come Quiz Show, che è un programma, un quiz innovativo per lo stile della Rai, di Rai 1, è stato apprezzato da un pubblico anche di un target alto, insomma. Quindi l'innovazione piace a tutti. In questo mondo evidentemente l'innovazione ha fatto dei passi notevoli. Senti, negli Stati Uniti adesso sta andando molto bene un programma di quiz legato ai videogiochi. Pensi che un domani possa essere valevole anche in Italia un discorso del genere? Io penso di sì. Anche questa è una cosa, come vedi, gli Stati Uniti spesso sono... fanno da traino, perché in realtà anche i quiz che adesso vanno forte in Italia e in Europa già da tempo vanno forte negli Stati Uniti, quindi insomma se questo è quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, probabilmente nel giro di qualche mese o al massimo di qualche anno accadrà anche in Italia, perché no, potrebbe esserci un quiz solo legato ai videogiochi. Perfetto, noi ti ringraziamo molto per essere stato nostro ospite. Io ringrazio voi, voglio dire che non sono basso e lui alto, ma io sono seduto e lui in piedi, se no dice... Ciao.